È un piacere ritrovarlo perché con lui si possono trattare vari argomenti. Roberto Bernabei, buongiorno. Ciao Marcello, buongiorno. Come stai Robertino? Tutto a posto? Ma sì, andiamo avanti. In un momento di grande difficoltà dobbiamo farcela andare bene, no? Assolutamente sì, navigazione a vista, prendere quello che viene, renderlo il più prezioso possibile, questa è la filosofia. Direi proprio di sì. Dunque Roberto caro, allora il problema verte all'analisi di Paola Ferrari e di quella che è stata la sua reazione a tutto ciò che le rivolgono contro in Twitter. Se ne lamenta, ne parlo con te perché sei la persona ideale, nel senso che sei uomo di televisione, sei uomo di sport, di comunicazione e soprattutto conosci i meccanismi appunto televisivi e conosci soprattutto anche Paola Ferrari. Dunque il giornale oggi la mette in prima pagina, perché? Perché lei si ribella all'offesa dai cafoni, così li definisce, in quanto su Twitter l'hanno veramente svillaneggiata, ma pesantemente. Il rapporto a quello che è stata l'ultima sua esperienza in Rai con notti europee, ma insomma poi con tutto il resto. È giusto che lei si difenda con questa veemenza? Lei vorrebbe addirittura querelare Twitter perché dice non è possibile che restino impuniti coloro i quali non mi rivolgono critiche sulla mia professionalità, ma sulla mia persona, mi svillaneggiano, eccetera, eccetera. Ecco, questo ho fatto un cappello di cose che tu conosci a me. No, no, conosco il problema, tra virgolette. Apposta, sì. Ma questo secondo me porta di nuovo alla ribalta la valutazione che dobbiamo fare su questi famigerati, dico io, social network. Sì. Che diventa una sorta di strumento perverso attraverso il quale, grazie all'anonimato, agli pseudonimi e a quant'altro, ad un controllo secondo me non estremamente efficace, poi ciascuno può fare e dire ciò che vuole. Questo mi sembra assolutamente, assolutamente sbagliato. Finché si rimane nell'alveo delle critiche legittime, diciamo anche dure, ma comunque esternare in maniera corretta, secondo me un personaggio pubblico deve accettare il gioco, perché si mette in gioco, no? Nel momento stesso in cui la spia della telecamera si accende, ecco là che accetta queste regole, per cui si espone al pubblico giudizio. Altra cosa è quando si passa alle offese, agli insulti, alle offese, certo. C'è la misura in tutto, insomma, e purtroppo Facebook, Twitter, i social network stanno, come dire, distorcendo la realtà di una correttezza che dovrebbe invece essere alimentata, al contrario, mi sembra siano strumenti, come dicevo prima, assolutamente perversi. Capisco la reazione, insomma, certo. Poi sai che c'è, Roberto? C'è la vigliaccheria dell'anonimato. Esatto. E quella è la cosa, secondo me, più deprimente. È vero? Sì. A me è una cosa che, sinceramente, io... nella vita mio padre mi ha sempre insegnato ad assumermi le mie responsabilità. Lui se le assumeva in prima persona, ne rispondeva con nome, cognome, faccia, indirizzo. Certo, no? E al contrario, questi sono strumenti che... ti garantiscono un anonimato vigliacco, poi tra l'altro. Infatti, perché... nel momento in cui tu insulti una persona pubblicamente, lo fai dietro uno schermo, insomma, secondo me è un gesto. E poi credo che tolga anche quella gran gioia, quella gran soddisfazione che si ha nel dire al cospetto dell'interessato: lei è inidoneo, oppure secondo me lei non è arrivato a questo per meriti. E glielo dici proprio davanti, infatti, firmi, problema, insomma, no? Esatto. Il vulnus della questione non è il tipo di critica che uno... Ma come? È il come, sì, che secondo me va discusso. Non puoi trascendere in insulti di carattere personale andando poi a criticare un personaggio pubblico. È un po' piacerti, ognuno di noi ha un giudizio, insomma, certo, ha una sua opinione. Certo. Io ti esterno quello che è, ciò che penso da sempre su Facebook e Twitter. Te lo esterno perché, essendo tu una persona che è proprio dentro la materia della comunicazione in maniera importante,
mi sono da subito convinto, per esempio Facebook e Twitter stanno facendo devastazioni per quanto riguarda la radio, la comunicazione radiofonica, no? Che cosa accade? Accade che sempre più spesso tu vedi questi ragazzetti, ragazzotti o comunque questo velleitarismo di voler far radio attaccati a questa tastiera di Facebook ancorché di Twitter, e mentre sono in diretta loro non dialogano con chi li sta ascoltando, non pensano che dall'altra parte ci possa essere una moltitudine di persone perché hai capito, hai capito, hai capito, sì. Roberto, nel senso che tu scusami, concludi. No, intendo, quando tu fai radio non sai chi ti sta ascoltando, certo. Chi c'è, chi incappa in te. Loro invece sono tutti concentrati su quel, certo. su quel piccolo gregge, su quel centinaio di persone che sono sempre le stesse e quindi si alimentano con flebili personalità, ancorché con diminuite proprio facoltà intellettuali, e diventa proprio un ghetto nel quale tutto si riduce quasi al nulla, e questo sta uccidendo anche la radio. Io sono convinto che privata, intendo privata, perché se lo fai magari in luoghi dove c'è professionalità, ti vedono davanti a una tastiera che stai a dialogare su Facebook o su Twitter, ti prendono a calci in culo e ti mandano a far fornaio, certo. Per esempio, ecco, invece succede questo. Sei d'accordo o no? Assolutamente, ma guarda, io credo, così lo dico in maniera molto empirica e terrestre, non ho né i titoli, è una mia modestissima opinione riguardo questo fenomeno così dilagante e così, secondo me, anche inquietante. Sorta di regressione, cioè c'è una grande insicurezza piuttosto generalizzata nelle nuove leve professionali e non, insomma, nei giovani, mettiamola in questi termini. È una sorta di ritorno al grembo materno. Io vedo delle persone che hanno un rapporto compulsivo nei confronti di Facebook e di Twitter. Sì. Cioè, qualsiasi cosa essi facciano nel corso della giornata, devono postarla. Bravissimo. Cioè, sto andando da mamma a portarle le pastarelle. Ecco, bravo. Ma, secondo me, al di là di quello che può suscitare in prima battuta un post del genere, no? Ti viene da ridere. Già, ovvio, no? Imbecille. Ma dietro, secondo me, c'è uno sconfinato dramma di solitudine e di immaturità. Assolutamente sì. Sì. Ecco perché poi quando ti poni un giovane, e naturalmente nel suo interesse... Vedi Marcello, perdonami, però purtroppo è un fenomeno largamente diffuso tra i giovani. Anche fra gli adulti. Però purtroppo anche tra gli adulti, perché io ho visto gente della nostra età che ha questo tipo di atteggiamento. Sì. Sinceramente io sono sconcertato, io non ho né un profilo Facebook né tantomeno Twitter, per carità, non me ne frega assolutamente nulla. Insomma. Nada. E quindi... La rete va usata, è una grande risorsa. Ma va usata per quello che è, una grande fonte di informazione, non deve essere uno strumento di supporto nella vita di tutti i giorni dal punto di vista psicologico e morale, insomma, è uno strumento, va usato per quello che è, uno strumento, punto. E poi bisogna rischiare in proprio, individualmente, bisogna porsi nei confronti del prossimo, della vita, da persone, non da cinguettio, è qui la grande differenza, no? Sì, infatti torniamo al discorso che facevamo prima. Vuoi criticare la Ferrari piuttosto che Marcello Micci, piuttosto che Roberto Bernardi? Fallo direttamente con nome e cognome. Abbiamo anche un confronto. Esattamente. No? Abbiamo anche un confronto, perché se tu mi critichi, punto, mi insulti e io non ho possibilità di replicare, a quel punto capisco la Ferrari che giustamente si adombra, un eufemismo. Sì, certamente. Tant'è che poi oggi, ecco, io ne ho voluto parlare con te perché me ne ha dato lo spunto il fatto che si è andato proprio sulla prima pagina del giornale. Ma perché? Perché in realtà poi è un fatto di costume, il fatto che Paola Ferrari sia stata svillaneggiata e offesa è un pretesto per parlare del dilagare, che poi anche oramai i politici parlano, i politici fanno dichiarazioni su Twitter che vengono ripresi a mezzo stampa, no Roberto? No? Assolutamente, io ti posso garantire che i colleghi della redazione politica stanno sistematicamente, monitorano sistematicamente Twitter, certo. E talvolta sono delle cose importanti, certo. Cioè vengono preannunciate delle iniziative politiche attraverso Twitter, certo. Ma lì vedi c'è l'utilizzo dello strumento di larga diffusione, per cui d'accordo. Ma quando invece tutto questo viene utilizzato a fini, come dicevamo prima, vigliacchi,
cioè coprendosi dietro un anonimato garantito dalla rete. Certo. E a mio parere tutto questo non va bene. Insomma. Certo. Senti, mi dai 2 minuti per parlare della 7, Roberto? Allora, dunque Stella ha dato delle dimissioni che sono meramente formali, no? Si può sì, dire, tecniche, è un passaggio tecnico. Ecco, certo. Passaggio tecnico, perché poi rimane come dominus amministrativo. Certo. Ecco. E quindi si parla di una 7 in vendita che potrebbe far pensare ad una 7 in difficoltà. Tutt'altro no, ci dice la realtà, giusto? Assolutamente. L'avvento di Santoro, è... no? Ma la 7 non è assolutamente in difficoltà, gli ascolti ci stanno gratificando la qualità. Io la vedo addirittura come la risorsa televisiva del futuro, ma anche a breve, sai, lì c'è un'iniziativa da parte di Telecom che evidentemente vuole lasciare questo tipo di attività per motivi suoi, certo. Per motivi aziendali del gruppo, ma credo che poi la valutazione sarà certamente un processo abbastanza articolato, non a brevissimo tempo, quello della cessione, e chi andrà a rilevare la 7 certamente saprà di andare a rilevare un potenziale di enorme valenza. E voglia. Per cui assolutamente no, non c'è nessuna difficoltà. Per resto poi la presentazione ieri di Santoro, insomma, non sarebbe arrivato Santoro se questa è garanzia. Fossimo stati in difficoltà. Esattamente. Insomma, mi sembra abbastanza ovvio. Va bene, e noi continueremo a seguirla per quanto mi riguarda, unitamente poi a Rai 3 e la mia televisione di riferimento per informazione, ma per quanto riguarda 7 anche di intrattenimento, quindi voglio dire, faccio proprio il tifo, hai capito? Faccio il tifo perché mi sembra che sia veramente quell'alternativa ideale a quanto è in essere, a chi vuole un'informazione la più corretta possibile e un intrattenimento il più edificante possibile, perché non è detto che tu te devi rincoglionire davanti a uno schermo. Cioè, assolutamente, ma infatti noi abbiamo anche l'alternativa della 7D, che purtroppo è un canale che sta, come un pochino tutti, sul digitale, sta un pochino faticando ad emergere, ma poi ci sono prodotti, secondo me, di altissima qualità, dal punto di vista dell'intrattenimento. Assolutamente, va bene. Roberto, evviva, ti do un abbraccio forte e ci risentiremo. Altrettanto, Marcello, a presto. Grazie a Roberto Bernabai.